Allora, tanti tasselli stiamo mettendo insieme, tanti contributi preziosi di persone che veramente hanno dedicato una vita nell'approfondimento, nello studio, nell'aiuto verso gli altri, nei vari modi. Adesso abbiamo così il piacere e l'onore di avere con noi Tullio Giraldi, biologo, psicologo, già ordinario di farmacologia, Università di Trieste. Lui ha già partecipato a tanti nostri incontri presso Parco Basaglia, è sempre venuto con molto spirito collaborativo, ha dato preziosi contributi e oggi ci parla di questo tema, infelici, tristi o depressi, la trappola degli antidepressivi, e poi condurrà un momento esperienziale, meditazione zen. Lui è anche un meditante zen, un maestro monaco zen, giusto? Ecco, non so se tu hai piacere di stare qui, lì, vedi tu, ok. Grazie Marco per tutta la struttura di questo incontro che è molto ricco, molto importante e per avermi dato l'occasione di raccontarvi un po', o meglio di proporvi di percorrere assieme a me alcuni fatti, quindi che sono successi. Oggi si è parlato ripetutamente di principalmente. Grazie. Principalmente dei disturbi di natura psicotica, dei disturbi psicotici, quindi della schizofrenia e dei farmaci antipsicotici. E si è ripetutamente citata anche la depressione. Ora, penso che la depressione richieda un'attenzione particolare, perché mentre negli anni, diciamo a partire da fine anni 50, quando sono dapprima comparsi i farmaci psicotropi, i psicofarmaci, di cui ci stiamo preoccupando per l'eccesso di impiego. Da quegli anni, mentre sostanzialmente la prevalenza e l'incidenza dei disturbi di natura psicotica e l'intensità dell'impiego di farmaci antipsicotici è rimasta sostanzialmente costante, alla rovescia osserviamo in questi ultimi anni un'esplosione della depressione e corrispondentemente, più che anni, direi alcuni decenni. L'esplosione della depressione come disturbo che colpisce un numero progressivamente grande di persone e corrispondentemente anche l'esplosione del consumo di antidepressivi. Quindi questo secondo me merita attenzione. E difatti il titolo, già in maniera un po' provocatoria, pone un tema, cioè è veramente depressione, c'è una malattia mentale o un disturbo mentale, quello che oggi viene chiamato genericamente da tutti depressione, e lo è stato in tutta questa giornata qui, è stata data la parola depressione. Oppure con la parola depressione si intende sia un disturbo mentale serio che è esistito, riconosciuto dalla medicina e di cui riconosciutamente alcune persone soffrivano sino dai tempi della medicina greca e della medicina romana, o oggi contemporaneamente cadono sotto la stessa etichetta anche condizioni che di fatto non hanno nulla a che vedere con condizioni, non vogliamo usare la parola patologica, diciamo condizioni morbose, cioè sono esclusivamente condizioni di sofferenza esistenziale che nulla hanno di medico, cioè si è in corso una medicalizzazione di una condizione di insoddisfazione esistenziale o di sofferenza esistenziale che di fatto non è un disturbo mentale, di fatto non è una malattia mentale. Naturalmente, in parallelo, come è stato anche illustrato in una maniera molto attenta dal dottor Tibaldi riguardo tutto il mercato che è cresciuto attorno ai medicinali, bisogna anche tener conto che la stessa poi prescrizione di farmaci antidepressivi può rientrare in quello stesso fenomeno che è stato lamentato più in generale per il fatto che l'industria farmaceutica, da industria etica, è diventata un'industria sostanzialmente basata sul marketing e quindi sempre più lontana dai bisogni e dalle sofferenze delle persone. Ma vediamo un po' di evidenza in questo senso. Molti dicono, pubblicazioni e enti autorevoli dicono che è in atto un'epidemia di depressione. Nella rivista Nature, che è una rivista estremamente autorevole, che d'altro canto rappresenta contemporaneamente il mainstream scientifico e anche psichiatrico, cioè pur essendo inglese, ma tutto quel che riguarda un po' quello che vi dico adesso e in generale rientra nella scienza complessiva globale e quindi principalmente a traino americano. Nel 2014 ha dedicato addirittura un fascicolo, no? The Great Depression. Quindi già
concorrendo a definire questo scenario preoccupante. Vedete anche un po' la grafica, no? Che fa intendere che c'è un qualcosa di sotto, di qualche misura indefinito, ma probabilmente preoccupante, o può essere una proiezione nostra. E dà dei numeri, cioè che la depressione in realtà, magari vado un po' veloce perché sennò ci sarebbero molte cose da dire, in questa tabella che è contenuta in questo lavoro compaiono certamente alcune cose. Uno, è molto piccolo, ma vi dico quelle sulle quali vale la spesa di soffermare l'attenzione. Uno, che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in termini di anni vissuti con disabilità, la depressione, che vedete in alto nella riga con tutti quei cerchi variamente trasparenti, è quello più a sinistra, cioè fra tutte le cause di disabilità, la depressione è la prima causa di disabilità su tutto il pianeta. E le proiezioni per il numero di persone che ne soffriranno, che ne stanno soffrendo e che ne soffriranno, la pone tra i primi due o tre fattori in termini di carico di malattia. Quindi c'è da attendersi per il 2030 che, adesso non mi ricordo il numero esatto, se il primo, il secondo, il terzo posto nel burden of disease, cioè nelle cause di malattia di cui soffriranno persone sul pianeta. Oggi è comunque tra le prime 10. Se posso sbagliare di poco il numero, ma siamo a questi livelli. C'è nella dia, ma non riesco a leggere. Quello che vedete sotto, poi c'è quella sopra la riga bianca, c'è quella serie di colonne verdi che indicano la prevalenza della depressione in diversi paesi. E invece sotto la riga bianca c'è le colonne rosse che rappresentano il numero di psichiatri presenti per milione di popolazione in diversi paesi. E quello che accade è una cosa assolutamente sorprendente. Ho messo tre freccette gialle perché quella più a sinistra riguarda l'Afghanistan. Se guardate l'Afghanistan, vedete come la colonna della prevalenza è molto alta, penso sia circa attorno al 30%, perché non riesco a leggere il numero. Poi se vedete tutti gli altri paesi, invece, non si differenziano molto da un valore medio che sta grosso modo sul 10%. La seconda freccetta gialla rappresenta la Svizzera. Quindi pur tutti i paesi avendo grosso modo una elevata e simile incidenza di depressione, hanno un numero di psichiatri molto diverso, con l'eccezione dell'Afghanistan. No? Quindi Svizzera ha un numero di psichiatri molto grandi, poi il terzo sono gli Stati Uniti, che hanno un numero di psichiatri relativamente piccolo, e l'ultimo è la Cina, in cui sia prevalenza che numero di psichiatri è molto basso. Che lezioni possiamo trarre? Allora, non mi pare ragionevole ritenere che l'Afghanistan sia un luogo in cui per motivi particolari tutti si ammalano di depressione, come possono ammalarsi, che ne so io, di morbillo. Quindi è facile intuire che le persone soffrano perché sono state esposte da tempo a condizioni di vita molto difficili, afflitte da fenomeni bellici come lo sono state ormai da secoli. Svizzera ha un eccesso di psichiatri, allora l'eccesso di psichiatri non riduce l'incidenza, la prevalenza della depressione nella popolazione, perché altrimenti la Svizzera, seconda freccetta da sinistra gialla, con quel numero di psichiatri alto rispetto a quello di tutti gli altri paesi, dovrebbe avere una prevalenza molto piccola di depressione. Poi Stati Uniti, vedete che sono lì, quindi sono un numero non particolarmente elevato di psichiatri, ma nonostante la qualità della sanità, dove la sanità dà accesso a chi ne ha bisogno, e dove la sanità è di qualità, come non succede in tutte le strutture sanitarie americane, comunque la prevalenza e l'incidenza di depressione sono alte. Quindi anche facendo la media, no, dei poveri americani, dei ghetti, no, della grande fetta di popolazione che non ha cure sanitarie adeguate, e l'altra parte che le ha in quantità e qualità apparentemente elevata, Stati Uniti apparentemente soffrono il fenomeno depressivo come gli altri paesi. La Cina è un punto a sé,
I commenti qui sono fatti molto male in questo articolo, che è molto ispirato da una prospettiva statunitense. Comunque, per la Cina, giustamente dicono, l'unica cosa che hanno da dire qua è che negli Stati Uniti non c'è a sufficienza ricerca, vorrebbero solo più soldi per la ricerca. Invece per la Cina il commento è che la Cina, d'altro canto, ha una differenza culturale così profonda che lo stesso fenomeno della depressione può essere inteso ed esistere in modi che non appartengono alla cultura occidentale, e il numero di psichiatri basso probabilmente riflette un simile approccio alla salute mentale, anche per motivi culturali e storici di un paese che ha una storia molto antica e un contesto culturale, per inciso, specifico, molto ricco. L'Italia è in mezzo, circa. Quindi vedete che la prevalenza è circa grosso modo costante. Il numero di psichiatri oscilla molto di più, l'Italia è grosso modo su un valore medio circa. Comunque, se poi volete, possiamo esaminarlo meglio, ma vorrei intanto continuare, se non vi spiace. Il fenomeno di depressione intesa come crisi globale appare chiaramente perché nel 2012 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dedicato il giorno che ogni anno dedica alla salute mentale sulla depressione, chiamandola una crisi globale. Però quello che è sorprendente è che in questo documento, in cui vengono riportate quello che vi dicevo, cioè che la depressione costituisce un valore crescente nel carico complessivo di malattia, quindi va dal 10%, scusate, nel ranking va dal decimo posto verso il primo negli anni prossimi come carico di malattia globale, ed è anche molto alta in termini di anni vissuti con disabilità. Però sorprendentemente in questo documento c'è un capitolo che si chiama depressione come una conseguenza delle crisi economiche, e dentro c'è scritto tristezza normale e depressione. Questo apporto è stato scritto da Mai, che è uno psichiatra italiano autorevole, che è stato in quel periodo presidente dell'Associazione Mondiale degli Psichiatri. E dice Mai, tristezza normale e depressione. È importante differenziare tra la tristezza normale e la depressione. Sotto condizioni sfavorevoli, quali la morte di una persona cara, l'umiliazione personale particolarmente in certe culture, la delusione, la perdita di stato sociale, persino perdite finanziarie, in questi casi una risposta psicologica è attesa ed è ovviamente normale. In queste circostanze sarebbe l'assenza di una risposta che sarebbe anormale, come nel caso dell'assenza di risposta apatia, spesso incontrata in pazienti con schizofrenia e in alcuni pazienti con disordini, con disturbi della personalità. È pertanto importante differenziare tra la tristezza e la depressione, cioè tra una risposta adattiva, la tristezza, e la depressione, una risposta disfunzionale, ad eventi di vita avversi, sebbene, dice Mai, questa distinzione sia talvolta difficile. Io penso che questa distinzione semplicemente non viene fatta, perché la definizione, quindi, cos'è la depressione, dipende dalla diagnosi. Quindi la depressione, nota dai tempi ipocratici e dai tempi galenici, ha continuato a manifestarsi in una qualche misura nello stesso modo nei tempi, chiamata depressione melancolica. Adesso non mi soffermo troppo sul termine. Comunque, un serio disturbo dell'umore, con grosso peso sulla qualità della vita e sulla conduzione della vita di ogni giorno delle persone, non associabile a alcuna causa esterna. Ogni tanto uno, paf, viene, capita di perdere interesse per le cose che gli fanno piacere, di smettere di essere progettuale nei confronti della propria esistenza, di avere disturbi somatici, e quindi il disturbo unipolare dell'umore, non il disturbo reattivo, se vogliamo chiamarlo così, appena commentato da Mai, cioè che è assolutamente normale sentirsi male se si vivono situazioni difficili, cioè che l'umore proprio ne risenta, ma invece un disturbo dell'umore molto grave che compare in poche persone senza causa apparente, oppure con una causa endogena, quindi chiamata depressione melancolica, endogena o vitale.
Ma quello che è successo invece è che quando esaminiamo i documenti che vi dicono che è in atto una epidemia di depressione, quando quei documenti si riferiscono alla depressione, si riferiscono in realtà al disturbo depressivo maggiore, cioè a un disturbo mentale i cui criteri diagnostici sono quelli del più volte citato manuale statistico diagnostico, oggi alla 5ª edizione dell'Associazione Psichiatrica Americana. Quindi, quando tutti hanno parlato oggi, che nessuno ha differenziato tra l'altro, quando tutti parlano della depressione, incluso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si parla in realtà del disturbo depressivo maggiore, diagnosticato con il DSM e valutato per la severità con cui si presenta e per i modi in cui risponde all'intervento mediante l'uso di scale psicometriche. Quindi come vuol dire? Vuol dire che quella dimensione anche di medicina narrativa a cui è stato fatto riferimento questa mattina manca del tutto. Anzi, direi che c'è una cosa sinistra, perché vuol dire che qualsiasi devianza, come vedremo velocemente dal DSM-5, quindi chi è diverso da quella descrizione delle persone che è contenuta nel DSM-5, diventa un malato di mente, cioè ha un disturbo mentale e come tale va trattato. Quindi capite che è abbastanza sinistra questa dimensione. Questa è solo la copertina. E i criteri diagnostici sono straordinariamente criticabili, cioè sorprendente che vengano presi sul serio, vista la loro inconsistenza. Perché occorre che un osservatore identifichi in un soggetto 5 o più di un gruppo di sintomi che siano stati contemporaneamente presenti durante un periodo di 2 settimane e che rappresentino un cambiamento rispetto al precedente funzionamento, di cui almeno uno dei due deve essere costituito da umore depresso oppure da marcata diminuzione di interesse e piacere. Cioè, come dire, allora, la cosa assurda è che se voi guardate tutte le 700 pagine circa del DSM-5, non trovate una definizione di umore depresso. Quindi è una sorprendente tautologia. Quindi, perché uno sia depresso, cioè sia afflitto da un disturbo depressivo maggiore, deve o avere l'umore depresso, che non è ben definito, per di più definito in modi straordinariamente contrastanti per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni. Quindi diversi osservatori possono trarre conclusioni diverse, perché non c'è definizione di cosa voglia dire quasi tutti i giorni. Un giorno ogni 2, ogni 3, ogni 4, ogni 5, no? E maggior parte del giorno cosa vuol dire? 12 ore, 6 ore, 18 ore? Oppure, secondo sintomo che deve essere presente, deve essere l'anedonia, cioè la perdita di piacere, e che viene definita come quasi tutte le attività. Quindi, quante di tutte le attività, e uno può averne un numero variabile, devono risentire di questa mancanza di interesse. E poi, se scendete, ci può essere o perdita di peso o aumento di peso. Quindi, due cose contrastanti contribuiscono a far definire il disturbo depressivo maggiore. Insonnia o ipersonnia, agitazione o rallentamento psicomotorio. Questo per dirvi, allora capite, che gli aspetti sinistri sono la indefinitezza di questi sintomi, nel senso che sono spesso, possono essere addirittura o in una direzione o nell'altra. E che di quelli obbligatoriamente presenti il primo, addirittura, pur essendo tutti convinti che esista un umore depresso, non è tecnicamente definito all'interno del manuale. In più, il manuale offre uno standard, cioè o le persone aderiscono a questo standard o sono malate di mente, perché non dimentichiamo che in Europa è più complicato, ma negli Stati Uniti quel manuale ha significato medico legale, quindi l'assicurazione paga il trattamento se uno riceve una diagnosi di una delle categorie diagnostiche già indicate come presenti in numero stratosferico contenute in quel manuale. Una definizione di umore depresso si trova nella scala di Hamilton, che è la scala psicometrica che si impiega, che è stata ampiamente impiegata, si impiega ancora oggi per determinare la severità del disturbo depressivo maggiore o la risposta del disturbo depressivo maggiore al trattamento con farmaci. E allora lì c'è umore depresso, che è tristezza, disperazione, impotenza e senso di colpa.
Allora, già qua c'è una definizione, però tenete presente, ho messo sotto un'altra scala di Hamilton, perché sapete cosa succede? In molti trials clinici che vengono fatti quantomeno in Italia, quella scala, quel pezzetto della scala che sta lì su, che è della scala originale pubblicata da Hamilton negli anni 60, viene inviata direttamente agli sperimentatori da un'industria farmaceutica, se in Italia, nella versione tradotta, e guardate un po', nella scala sotto, che è quella che viene fornita al centro che fa una parte, che fa parte di un trial clinico multicentrico, umore depresso non c'è più definizione. E quindi capite come questo può influenzare diagnosi che vengono espresse in una maniera sempre più frequente. Poi, critiche al DSM sono state fatte in maniera abbondante. Questa è la prima critica che fu fatta appena comparve il manuale statistico diagnostico un esperimento reale fatto negli Stati Uniti, chiamato l'esperimento di Rosenhan, che è l'autore di questo lavoro, pubblicato su una rivista assolutamente autorevole, quindi esattamente fatto come scritto, in cui Rosenhan aveva inviato alle guardie psichiatriche di ospedali americani soggetti sani che simulavano di sentire voci o di sentire dei rumori. Risultato, tutti ricoverati con diagnosi di schizofrenia. Dimessi dopo parecchio tempo, come in remissione, e in cui la cosa comica è che in questo articolo viene descritto come nessuno dello staff degli ospedali si è accorto che simulavano di essere malati, affermando di sentire voci e dei rumori, dei colpi. Chi si è accorto immediatamente che erano i simulatori erano i degenti. Siccome questi prendono appunti sul taccuino, o sono ispettori dell'ospedale o sono ricercatori che sono venuti a vedere come stiamo noi qua. Quindi capite che già questo è una delle prime grosse critiche che è stata fatta. Per inciso, per la depressione c'è un articolo del 2010 pubblicato su una rivista estremamente autorevole, in cui lo scopo era vedere se negli Stati Uniti lo stile prescrittivo dei medici, dei general practitioners, cioè dei medici di medicina generale, quando il soggetto chiedeva antidepressivi, gli veniva o prescritto o non prescritto nulla, o un antidepressivo generico, come li chiamiamo noi, equivalente, o l'antidepressivo branded, cioè ancora quello con, no, ufficiale costoso. Non è questo che è interessante, quello che è interessante è che sono stati impiegati di nuovo dei simulatori che andavano dai medici, in questo caso raccontando di avere alcuni dei sintomi di un disturbo depressivo lieve, e questi sono stati identificati in poco meno del 20%, cioè in media i medici non si sono accorti che erano dei pazienti che simulavano quei sintomi, che lamentavano, e andavano lì esclusivamente poi per verificare cosa succedeva rispetto alla loro richiesta di prescrizione. Cioè, o non chiedevano niente, o l'antidepressivo, o l'antidepressivo brand. Quindi capite che di critiche ce n'è finché si vuole. Quindi, questo è un libro, per esempio, che addirittura ha un'introduzione fatta da Spitzer, che è il papà del DSM, in cui concludo, quello è la perdita della tristezza, no? Quindi dice, l'approccio neocrapeliniano, quindi un approccio di tipo arcaico fatto sulla base di uno scheletro ideato da uno psichiatra tedesco a fine 800 che si chiama Krepelin, no? Rende l'adattamento fisiologico ad eventi di vita stressanti un disturbo mentale, patologico, richiedente trattamento, senza distinzione tra situazioni reattive che erano definite anche in alcuni casi di tipo nevrotico, perché la nevrosi di tipo psicoanalitico è una condizione reattiva ad eventi vissuti reali o immaginati, vissuti dal paziente, dal soggetto, e la ben più rara, che vi ho commentato, grave depressione endogena vitale e melancolica. Quindi ogni devianza dal DSM trasforma la tristezza, emozione normale, in un disturbo depressivo maggiore, patologico, che deve essere trattato. Questo è il libro citato dall'autore già nominato oggi qui, Alan Francis, quello che aveva contribuito alla scrittura, era responsabile della scrittura del DSM-IV. Il titolo inglese rende meglio l'idea della posizione di Alan Francis, perché si chiama Saving Normal, cioè salviamo le persone normali. La rivolta di un operatore all'interno del sistema contro
La diagnosi psichiatrica fuori controllo, contro il DSM-5, contro le grandi aziende farmaceutiche e la medicalizzazione della vita ordinaria. Quindi, insomma, è un messaggio non da poco di ravvedimento rispetto a quello che è stato fatto prima da questo psichiatra americano. La cosa non si ferma qui, perché negli Stati Uniti nel 2016 è stato proposto di fare lo screening per il disturbo depressivo maggiore, per la depressione, di ogni adulto, facendo come? Impiegando il DSM-5 o una scala psicometrica, quali simili a quella Hamilton che vi ho già commentato un istante fa. Alan Francis, riguardo questo, ha detto, perché si era già ravveduto, una buona intenzione, una cattiva pessima che creerà un esercito di pseudopazienti laddove quelli che sono realmente malati e quindi hanno bisogno di sostegno sono colpevolmente abbandonati. Tutto questo viaggia accanto alla farmacoterapia con antidepressivi, quindi diagnosi di disturbo depressivo maggiore anche per quelli che non hanno un disturbo mentale apprezzabile e prescrizione di farmaci antidepressivi. Negli Stati Uniti questo è estremamente diffuso, quindi costituiscono la terza prescrizione per tutte le fasce di età, sono i farmaci più comunemente assunti dalle persone di 18-44 anni, il loro uso è aumentato dal periodo 88-94 al 2005-2008 di 4 volte per tutte le fasce di età, il 10% degli americani con più di 12 anni in trattamento con antidepressivi, maggiore il numero, quindi problema di genere, maggiore il numero di donne, di cui il 23% con età di 40-59 anni sono in trattamento. In Italia viene pubblicato annualmente un rapporto dell'AIFA, dell'ente regolatorio italiano, un rapporto che si chiama OSMED, che era particolarmente attento, dedicato nel 2015 alla depressione, quindi depressione che vuol dire sempre disturbo depressivo maggiore del DSM. Quindi in Italia nel 2015 sono state trovate affette da depressione il 18,6% delle donne e il 9% dei maschi, con media 12,6, cioè 8 persone su 100. Il numero non è molto diverso da quello regionale, no? Se ricordo bene, presentato da Visintin. Nel 29% dei casi hanno ricevuto una prescrizione di farmaci antidepressivi. In più della metà dei casi, i farmaci più comunemente prescritti oggi, che si chiamano SSRI, per pronunciarlo all'italiana. Allora, già così, già con una diagnosi discutibile, solo metà ricevono somministrazione di un farmaco che dovrebbe essere il farmaco che risolve il loro problema. In più, 31,6% lo assume, il rimanente 70% non assume l'antidepressivo. Se poi consideriamo che anche secondo i trattati di farmacologia 2 persone su 3 rispondono al trattamento, capite che allora del nostro 12,6% metà ricevono antidepressivi, 6%. Di questo li prendono realmente il 2% e questo 2% risponde circa, su questo 2% risponde circa 1,2%. Quindi, insomma, visto da questo punto di vista è un fallimento. Altro problema è quello dei bambini, perché oggi nei foglietti illustrativi che accompagnano gli antidepressivi è presente in maniera obbligatoria per legge in Italia, dopo che è stato fatto molto tempo prima negli Stati Uniti e in altri paesi, viene citato il rischio suicidario. Cioè il mantra è: depressione aumenta il rischio suicidario, quindi è essenziale prescrivere antidepressivi a chi è depresso per abbattere il rischio suicidario. Bene, c'è una letteratura molto complessa in cui è garantito e riconosciuto da tutti che in realtà il rischio suicidario viene ridotto negli anziani, negli adulti resta indifferente e invece viene indotto, viene aumentato il rischio suicidario nei giovani, bambini e adolescenti. Anche qua si può anche discutere il senso di trattare bambini e adolescenti con antidepressivi, visto già la delicatezza della diagnosi anche nell'adulto. Però, nonostante ciò, la prescrizione di antidepressivi nei soggetti da 0 a 19 anni, in anni recenti, è cresciuto negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Danimarca, in Olanda e in Germania in maniera significativa. E mi sembra un bel problema, sia di trattare con psicofarmaci, viste le carenze metodologiche della diagnosi, giovanissimi,
incluso il fatto che con questi farmaci corrono il rischio di un aumentato rischio suicidario. Poi, vi ho già detto qualcosa sull'efficacia, che è relativamente limitata, quantomeno 2 persone su 3 rispondono. Ma sono sempre efficaci gli antidepressivi? Un apporto fondamentale a questa domanda è stato fornito da Irving Kirsch, che con grandi difficoltà per avere accesso ai dati originali, addirittura dovendo ricorrere negli Stati Uniti alla magistratura per avere accesso ai dati grazie ai quali erano stati messi in commercio che le ditte mantenevano riservati, ha pubblicato dei lavori in cui sostanzialmente dimostra quello che vi riassumo. Allora, se guardate il pannello di destra, questa è una meta-analisi, cioè ha esaminato tutti gli studi disponibili. La riga rossa, intanto sull'asse delle X c'è la grandezza del punteggio alla scala di Hamilton prima della cura, cioè da sinistra verso destra si va per manifestazioni depressive, di disturbo depressivo maggiore, sempre più gravi, diciamo così. Nell'asse delle Y è la grandezza della risposta al trattamento. Allora, se guardate la riga verde, quella che va verso il basso, la riga, quella indica l'effetto placebo. Allora, in fondo non è stupefacente che l'effetto placebo sia tanto meno intenso quanto è più severa e più grave il modo in cui si è rappresentata inizialmente la forma depressiva. Cioè, peggio uno sta, più piccolo è l'effetto placebo. Però, se guardate la riga rossa, invece, la cosa stupefacente è che la grandezza dell'antidepressivo è indipendente dalla severità della depressione iniziale. E il vero effetto antidepressivo è la differenza del valore dei punti sulla riga rossa meno quelli sulla riga verde. E questo diventa statisticamente significativo solo nella zona completamente verde. Cioè, come dire, allora, per le forme di depressione lieve o moderata, gli antidepressivi agiscono solo in quanto inducono effetto placebo. E una piccola risposta, perché poi è piccola quella risposta antidepressiva, si osserva solo nelle persone che all'inizio avevano un punteggio alla scala di Hamilton alta, cioè presentavano i sintomi considerati più intensi. Un altro studio molto importante è quello che fu fatto in un importante istituto americano, il National Institute of Mental Health, dal suo direttore all'epoca, Thomas Insel, che ne fece anche altri 2, no? uno per la schizofrenia e uno per il disturbo bipolare. Quello per la depressione si chiama STAR-D, in cui praticamente ha voluto determinare l'efficacia degli antidepressivi non più con quei criteri che li fanno mettere in commercio ottenendo quei risultati che Kirsch ha criticato, ma in una maniera più concreta. Quindi erano soggetti con disturbo depressivo maggiore, con punteggio di almeno 14 sulla scala di Hamilton, trattati in vari modi. Cioè, prima con un antidepressivo, se rispondevano bene, se no venivano randomizzati a successivi altri trials o con altri farmaci, sempre con un impiego di termini altisonanti, quindi una terapia di switching, oppure incrementi di dose, augmentation therapy, altra parola altisonante, o alla combinazione con un altro farmaco, combination therapy, o anche con la psicoterapia. Il risultato è sconvolgente, qui l'ho riassunto, nel senso che se guardate la prima riga, rispondevano al trattamento il 30% dei pazienti e venivano persi 21. I rimanenti passavano al livello 2, di cui rispondevano alla terapia 25, 30 venivano abbandonati e gli ulteriori rimanenti che non avevano risposto passavano alle cose successive. Quindi capite che in realtà la risposta è straordinariamente contenuta, insomma. Molto meno dell'idea che fatta diagnosi, prescritto farmaco, è risolto il problema. Gli antidepressivi sono sempre sicuri? Mica tanto, perché gli effetti avversi sono stati largamente rappresentati come minori dal marketing delle aziende farmaceutiche e dai clinici luminari che sono viaggiati assieme al marketing di queste ditte. Quindi in realtà gli effetti avversi sono significativi, quindi uno l'ho già nominato, aumento del rischio suicidario nei bambini e adolescenti. In gravidanza sono teratogeni, nei soggetti di sesso maschile alcuni di questi farmaci inducono disfunzioni sessuali, interrompere improvvisamente un trattamento di lunga durata può creare dei disturbi molto seri, quindi c'è una cosiddetta
sindrome di sospensione del trattamento, che in realtà è una vera e propria dipendenza fisica, e ci sono anche problemi internistici, quali l'induzione di sanguinamento, che è un problema serio, particolarmente nelle persone che stanno ricevendo una terapia anticoagulante perché hanno avuto un ictus o un infarto. Quindi, per gli antidepressivi, i problemi aperti sono efficacia enfatizzata ed effetti avversi minimizzati. Possiamo già dire subito una cosa, che se c'è, che vale proprio per gli antipsicotici, laddove c'è una risposta che si considera utile, sono accettabili in qualche misura gli effetti avversi. Ma abbiamo appena visto che per le forme di depressione lieve, che probabilmente sono quelle reattive, non quelle che una volta erano chiamate melancolica, endogena, vitale, non c'è azione terapeutica, c'è un effetto uguale all'effetto placebo. E quindi tutti gli effetti avversi sono spesi senza avere alcun vantaggio terapeutico, tranne quello di un placebo, cioè che non giustifica quindi il prendere un antidepressivo. Comunque, i grossi, solo per titoli che cito velocemente, i problemi sono conflitti di interesse dei ricercatori, già nominato questa mattina dal dottor, dal collega di Modena, no? Tibaldi. Dati pubblicati con l'impiego di scrittori ombra, cioè i lavori scientifici vengono scritti dai pubblicitari e non dai clinici. Gli antidepressivi nuovi non vengono confrontati contro gli antidepressivi vecchi, ma basta che siano più efficaci del placebo. I risultati dei trial clinici non pubblicamente accessibili, per poterli poi pubblicizzare quando meritano di essere in qualche misura smascherati. E poi il fatto che di fatto vengono medicalizzati i cambiamenti di umore dei soggetti sani, e non solo, ma in questo modo vengono indotti atteggiamenti passivi. Cioè, se uno dice: caro signore, lei ha un disturbo depressivo maggiore, deve prendere un antidepressivo, anche perché c'è magari il rischio suicidario, capite che è difficile che uno non abbia un atteggiamento passivo, nel senso che segua passivamente quello che gli dice il medico, anche in termini di farmacoterapia. Mentre invece, se ha una variazione di umore normale perché sta confrontandosi con un evento di vita stressante, meglio sarebbe aiutarlo a superare quella fase problematica della sua vita. Questo, cito quello che ho detto questa mattina senza molti risultati, è che al di fuori dalla depressione la neuropsichiatria resta un problema aperto. Questo, se si riesce a mettersi d'accordo per lavorarci sopra, penso che merita veramente un intervento estremamente serio, insomma, estremamente coinvolto. Cioè il fatto che i bambini che magari, qua la letteratura scientifica è carente, la DHD è carente, e quindi la diagnosi è altrettanto o più incerta di quella della depressione, e quindi la medicalizzazione e la prescrizione, tra l'altro, di farmaci che sono psicostimolanti, no, a bambini, diventa un problema molto serio per tutte le conseguenze che possono avere. Ma questo non riguarda la depressione. In Inghilterra c'è un qualcosa di più complicato, nel senso che l'Inghilterra ha avuto un'esperienza straordinaria, perché ha linee guida prodotte da un istituto nazionale che si chiama National Institute for Clinical Excellence, cioè hanno linee guida meno influenzate o non influenzate affatto dalle associazioni scientifiche dei luminari, che poi sono quelli sponsorizzati spesso da Big Pharma, o non subiscono direttamente l'influenza di Big Pharma. E hanno varato un programma che si chiama IAPT, Improving Access to Psychotherapy, che ormai esiste da quasi 10 anni, in cui la prima risposta che viene fornita, il sistema sanitario nazionale inglese ha costruito una struttura extra-psichiatrica, formando gli specialisti, non assumendoli, ma formandoli, in maniera che un cittadino che va o spontaneamente a uno di questi centri, o il cui general practitioner lo manda, ha come risposta lo step one, che è la non somministrazione di farmaci, ma la presa in carico e la psicoeducazione. Se questa non è sufficiente, essendo costante la presa in carico, si va progressivamente a 2, 3 e 4, in cui step 2 comincia la somministrazione eventuale di psicofarmaci, ma la situazione psicoeducazionale viene trasformata in una psicoterapia, che agli albori era una psicoterapia cognitiva comportamentale. E poi maggiore intensità di intervento, fino a includere, ahimè, la terapia elettroconvulsiva allo step 3 e 4. Quello che può essere interessante qua è una cosa, che qui sono stati valutati sistematicamente i successi degli interventi vari. E qui mi limiterei a
farvi notare che l'efficacia media oscilla attorno a circa 40%, 40-50%, per trattamenti che sono largamente diversi. Quindi il pure self-help, il puro autoaiuto, dà risposte al 38,5%, cioè la terza riga dal basso. La psicoterapia cognitiva comportamentale, dunque vediamo un po' dov'è, Cognitive Behavioral Therapy, 44,1%. Però la cosa che sconvolge è che se andate sulla prima riga, che va al 58%, che la psicoterapia cognitiva comportamentale è il computer, cioè il cittadino non ha più un terapeuta, ma viene messo di fronte allo schermo di computer e la psicoterapia viene erogata dal computer. Questo perché riguarda le psicoterapie, poi ricevono in varia misura anche farmacoterapia. Un'altra cosa che è successa in questo periodo è la mindfulness. Quindi qui lo scenario è, no? Diagnosi inappropriata, quindi anche persone, quindi una medicalizzazione con prescrizione di antidepressivi, anche di chi non ha bisogno perché non ha un disturbo e quindi non può neanche rispondere all'antidepressione. Una cosa che è successa è che è stata proposta la mindfulness in qualche misura come alternativa alla prescrizione di psicofarmaci. Allora, intanto stupisce il numero. Se voi guardate il numero di articoli pubblicati nelle riviste scientifiche o nella stampa comune, il numero è impressionante. Dal 70 in cui compaiono i primi articoli scientifici al 2015, mi pare, il numero di articoli su riviste scientifiche è superiore al 1000 per anno. Ora, è difficile trovare un'altra malattia, anche grave, che per la quale siano pubblicati lavori scientifici con numeri così grandi. E il numero di articoli che appaiono sulla stampa generica, cioè settimanali, quotidiani, eccetera, sulla corona di destra è 30.000 all'anno. Quindi già solo questo indica un fenomeno. Su questo comincia qualche preoccupazione. Questa è su una rivista molto seria americana, si chiama Scientific American, in cui si chiedono dove c'è la prova che la mindfulness meditation funziona. Qua c'è sempre un'ambiguità che compare anche spesso in tutta la letteratura, in cui si parla alternativamente di meditazione e mindfulness senza differenziare precisamente una dall'altra, e che corrispondentemente è nato un mercato negli Stati Uniti sconvolgente, cioè la valutazione che in questi anni la mindfulness, anche qua si usa in maniera ambigua il termine mindfulness meditation, il mercato solo negli Stati Uniti supera il bilione, cioè il miliardo di dollari. Non è molto lontano da quello che succede in Italia, perché io sistematicamente incontro persone che dicono, sì, ho visto, allora mi chiedono 600 euro per fare un ciclino, un cicletto, un cicluccio di mindfulness, no? Il tutto è nato con Jon Kabat-Zinn, che si è inventato negli anni 79 un programma che lui ha definito Mindfulness Based Stress Reduction, quindi un programma per la riduzione dello stress. Titolo buffo, perché lo stress è più... cos'è lo stress? È una reazione individuale, una condizione esterna, vatte la pesca. In un'università degli Stati Uniti, quindi fondando anche un centro per la medicina della mindfulness e pubblicando uno dei suoi primi libri, che sono diventati tutti dei grandi best sellers, che è questo, Full Catastrophe Living. La sua idea era quella, quindi si ha realizzato che uno degli scopi del buddismo, attraverso il risveglio, è di far sì che le persone non siano preda delle sofferenze dell'esistenza, malattia, vecchiaia, morte, per esempio. E quindi la sua idea era quella di introdurre la meditazione buddista negli Stati Uniti senza il buddismo nella medicina ufficiale attraverso la mindfulness. E la sua definizione di mindfulness è la consapevolezza del prestare attenzione in maniera deliberata al presente senza giudicare lo svilupparsi dell'esperienza di momento in momento. Mindfulness ottenuta attraverso la pratica della meditazione quale veicolo per il superamento della sofferenza. Allora, le intenzioni sono evidentemente ottime. La domanda è se questo modello è un modello percorribile per ottenere lo scopo che lui si prefiggeva. Perché il buddismo in realtà è una cosa che è una storia antica e direi quantomeno nobile in tutta l'Asia, no? Quindi nasce in India, poi si sposta in Cina, nel sud-est asiatico, a Ceylon e nel Tibet.
e ha una storia vecchia di 2500 anni. Viceversa, Kabat-Zinn identifica un percorso che dura 8 settimane, che è diventato standard per la sua durata, e variamente costruito, in cui c'è dentro anche in qualche misura della meditazione guidata. Cosa c'è che convince poco? Allora, che il buddismo è una religione che si è radicata nelle culture di ciascun paese dove si è localizzato e ha estesi precetti e valori morali. Cioè, il buddismo non è basato sulla sola meditazione o sulla sola mindfulness ottenuta attraverso la meditazione, perché ha una estesa, complicata struttura che è largamente ancorata a valori di natura morale. Poi, nei paesi buddisti nessuno pratica la meditazione, la meditazione viene praticata solo dai monaci residenti all'interno dei monasteri, monasteri che sono frequentati dai buddisti che vanno lì per manifestazioni liturgiche. La mindfulness è la parola impiegata per definire la sati, che è un pezzettino piccolo del percorso del buddismo, e in realtà è un costrutto recente, nato e sviluppato nel mondo delle neuroscienze e nella psicologia e psicoterapie cognitive. Un altro motivo per cui appare veramente curiosa l'idea del percorso di Kabat-Zinn è che nel buddismo, una delle colonne del buddismo è l'insussistenza del sé, cioè che il sé è una costruzione mentale, come tutta la realtà, ma proprio il sé, cioè anicca, dukkha, anicca, anatta, che sono 3 principi del buddismo, in cui c'è la sofferenza, la comprensione di come nasce la sofferenza, e che la sofferenza è dovuta al fatto che uno, costruendo il concetto di sé, crea proprio le condizioni perché la sofferenza si manifesti. Quindi voglio dire, nel buddismo il sé è considerato una costruzione mentale da superare. Viceversa, nelle psicoterapie, particolarmente quelle a orientamento cognitivo, il sé è il campo di lavoro, no? È quello da puntellare e da far funzionare in una maniera abbastanza arbitrariamente considerata disfunzionale. Kabat-Zinn ha sempre cercato di pubblicare tutto nell'ambito della medicina basata sulle prove, e sin dall'inizio, e difatti la cosa sorprendente è che mentre tutti gli approcci olistico alternativi sono malamente accolti nella medicina basata sulle prove, la mindfulness lo è in maniera ampia. I campi di applicazione sono molteplici, persino all'interno delle forze armate quantomeno americane. Questa è la rivista, una delle riviste dell'esercito degli Stati Uniti, applicata poi principalmente, per quello che interessa a noi, proprio nei confronti della depressione, che è uno dei campi di applicazione più estesi della mindfulness. Questo è suggestivo vedere un libro, no? Mac Mindfulness, quindi qui Purser che mette come sottotitolo che la mindfulness diventa una sorta di spiritualità capitalista, impiegata quindi come materiale di consumo. E molti si preoccupano di questo, per esempio Legrenzi e Calumiltà, che sono 2 psicologi molto noti, che hanno insegnato anche all'Università di Trieste e all'Università di Padova, hanno addirittura scritto questo libro, no? Neuromania, proprio per contenere, adesso ci metto anche contenuti che non sono in questo libro ma che meritano di essere citati, come tutti gli approcci in cui uno cerca di puntellare con evidenze scientifiche, neuroscientifiche di vario tipo la meditazione, fanno qualcosa di improprio, perché la meditazione appartiene a un altro campo. Non è che la meditazione vale se ha una validazione, no, neuroscientifica, e non vale se non ce l'ha. Sono 2 ambiti diversi e spesso questi sono abusati e alcuni dei modi sono commentati dalle Grenzi. Alla rovescia, l'idea di guardare il buddismo come un veicolo per indirizzarsi verso quelle sofferenze dell'esistenza, no? Che sono evitabili, nel senso che sono reazioni nostre a fatti spesso ineluttabili o illusioni anche in positivo, non è nuovo. Qua cito sempre molto velocemente il fatto che già si era interessato dello Zen Eric Fromm, insieme con Daisetsu Teitaro Suzuki, quindi già un psicoanalista di grande calibro come Eric Fromm si era interessato.
C'è stato uno psichiatra giapponese che ha pubblicato dei lavori estremamente interessanti, perché era andato nei monasteri Zen negli anni 60, quindi quando non c'era nessun occidentale e anche nessuno che si interessava di aspetti medici o fisiologici a investigare lo Zen, quindi sia lo Zen come psicoterapia, sia lo Zen per i correlati psicofisiologici, e c'è tanti altri insomma che si sono avvicinati a questo campo. Recentemente la mindfulness di Kabat-Zinn è stata integrata nella psicoterapia cognitiva, quindi è venuto fuori la mindfulness-based cognitive therapy, particolarmente indirizzata per la depressione, no? Quindi la terapia cognitiva basata sulla mindfulness. Anche qua c'è il modulo di 8 settimane, però man mano che uno studia i lavori in cui è stata impiegata la mindfulness, si scopre che la meditazione si era trappita fino a diventare praticamente invisibile all'interno, quasi invisibile, quasi insussistente, all'interno dei percorsi di psicoterapia cognitiva. Cito questo lavoro per darvi un'idea però di dove porta questo approccio, che vuole utilizzare approcci scientifici per dimostrare che funziona un qualcosa che dovrebbe essere la mindfulness. Questo è un lavoro che ha avuto grosso rilievo negli Stati Uniti, perché dimostra che la psicoterapia basata sulla mindfulness è altrettanto o più efficace della farmacoterapia nelle persone che tendono ad avere episodi di depressione che si ripresentano. Però se analizziamo il modo in cui ciò è stato ottenuto, vi rendete conto di quanto è scarso il senso, perché in realtà si è partiti da quasi 30.000 partecipanti che sono stati identificati su una ricerca nella base di dati nazionale del sistema sanitario inglese, e di questi 28.597, 8.989, questo è scritto nei metodi di questo lavoro, 8.989 sono stati esclusi dai medici di medicina generale, 1.881 non hanno voluto partecipare, 14.756 non hanno risposto, 2.188 sono stati valutati per essere inclusi nello studio, di cui 1.764 erano esclusi e solamente 424 rimanevano, che sono stati randomizzati ai due gruppi di trattamento, con mindfulness e solo farmaco. Poi, se guardate, no, questi numeri, non è che tutti hanno seguito il protocollo, e il risultato lo vedete in quelle due curve lì, per cui se guardate un punto sulla scala delle X che rappresenta il tempo e lo proiettate verso l'alto, vedete che la differenza tra le due curve in dimensione percentuale è estremamente piccola, quindi è significativa, ma è una differenza di poche unità percentuali. Quindi dopo tutto questo ambaradan, uno dice funziona, sì certo che funziona, però la domanda che io penso condividerete con me, che resta importante, va bene che questo è successo per i 424 che sono stati randomizzati, ma non sono forse più interessanti i 28.597 meno 424 che sono stati in realtà non considerati e che magari avevano dei bisogni molto più importanti? Come dire, questi sono aspetti che possono essere metodologici, che certamente possono avere rilievo. Stati Uniti continua con i suoi approcci di mindfulness, e qui devo dire, se non altro, si preoccupano di alcuni problemi, perché i problemi aperti sono quanto la mindfulness viene utilizzata insieme a antidepressivi, qual è la selezione dei soggetti, perché i criteri sono sempre quelli del disturbo depressivo maggiore. L'outcome viene valutato non come abbiamo sentito questa mattina, no? Come senso per l'esistenza delle persone, ma come variazione di punteggio di una scala psicometrica. I trials non sono a doppio cieco, perché chiaramente chi partecipa sa se medita o no, o se fa psicoterapia o no, e non ci sono gruppi di controllo placebo, perché non esiste placebo per le psicoterapie. Se uno guarda i lavori scopre che c'è sempre meno meditazione, è sempre guidata, e uno si chiede, anche se i terapeuti sono accreditati come psicoterapeuti cognitivo-comportamentali, quale qualificazione hanno come meditatori, se impiegano la meditazione all'interno del loro approccio? L'enfasi è sempre fatta sulla significatività statistica e non sulla grandezza della risposta clinica e della qualità della risposta clinica. E poi, se quello che eventualmente si osserva è dovuto alla specificità dell'intervento o è dovuta agli effetti aspecifici che derivano dall'essere presi in carico e dall'essere seguiti da persone magari in maniera empatica o comunque variamente ricca. Sì.
salto perché è già stata fatta prima e finisco subito perché manca poco, grazie. Io capita che, quindi, sono vecchio farmacologo, sono uno psicologo clinico perché ho avuto una formazione in psicoterapia e pratico il buddismo da metà anni 70 e sono maestro di meditazione e di Dharma. Quindi la mia esperienza è stata quella, allora, ed è quella dello Zen. Lo Zen, come è già stato detto, è una cosa abbastanza singolare, perché il buddismo già trascende le altre esperienze religiose dell'umanità, perché è privo di divinità, di scritture, di rivelazioni e cose di questo. Il buddismo ha già delle caratteristiche singolari e lo Zen è singolare rispetto al buddismo, perché la definizione dello Zen fatto da Bodhidharma, che è il patriarca che ha portato il buddismo dall'India alla Cina, la sua definizione è una speciale tradizione esterna alle scritture, non dipendente dalle parole e dalle lettere, che punta direttamente alla mente e cuore dell'uomo, che vede dentro la propria natura e raggiunge la buddhità. Quindi una cosa che uno deve fare meditando, facendo zazen, cioè sedendo a gambe incrociate con le mani in grembo su uno zafu, in silenzio, quindi una meditazione non guidata, in cui l'obiettivo è quello di calmare la mente. Calmare la mente è importante, perché noi siamo vincolati nella conoscenza della realtà dalla nostra mente. E quindi un'immagine che posso offrirvi è quella, se voi sedete sulla riva di un lago o in riva al mare a Trieste, se l'acqua è increspata non vedete il fondo e non vedete i sassolini o le alghe o un pesce che passa, perché l'acqua è increspata. Se l'acqua non è increspata, piatta, liscia, voi vedete il fondo. L'analogia è abbastanza evidente, no? I pensieri ci impediscono di vedere la nostra vera natura e la natura delle cose che stanno fuori. E quindi solo calmando la mente con lo zazen, cioè con una meditazione prolungata, non guidata, in cui uno sta in silenzio, per tempi adeguati, uno percorre il sentiero dello zen. E quello che mi è riuscito di fare in maniera abbastanza singolare è a San Giovanni, che è un luogo molto peculiare, poco spirituale, no? Per certi versi, molto materialista per certi versi, ma vista una mia antica militanza, sono riuscito a fare dei corsi di formazione nell'azienda per operatori, cicli di meditazione, zen, per gli operatori delle cure domiciliari, cicli di meditazione per giovani seguiti nella UOBA, nell'Unione Operativa Bambini e Adolescenti del DSM, corsi residenziali di formazione, meditazione e consapevolezza dell'Università di Trieste, fatte nella Baita Torino presso il rifugio Tita Piaz al Passo Pura, in Carnia, e un gruppo aperto di meditazione che sta continuando con l'associazione Franco Basaglia e con l'associazione che abbiamo costituito nel frattempo, che si chiama La Via di Mezzo. Queste sono alcune immagini in cui quella in alto a sinistra è una delle prime esperienze nelle casette I vicino al posto delle fragole. Quello in alto a destra è uno dei ritiri alla Baita Torino in Carnia. Quella in basso a destra è il Parco delle Rose in una delle giornate di formazione, quindi teoria e pratica, diciamo così, per gli operatori giovani che sono tirocinanti, che quindi poi sono psicologi o persone che opereranno nel campo delle professioni dell'aiuto. E quella a sinistra è lo Zen attuale che abbiamo in via Gambini, dove ci troviamo ogni giovedì a far zazen. Quello che vi ho detto è documentato. Ho detto forse troppe cose in una maniera forse un po' affastellata, ma non sono teorie o invenzioni mie. Quindi sono i libri che ho scritto negli ultimi 5 anni, quindi. Il primo a sinistra è Infelici, Tristi o Depressi, pubblicato da una casa inglese autorevole, e quindi con ampia bibliografia. Farmaci e psicoterapia è lo stesso libro tradotto in italiano pubblicato dal Mulino. Un libro uscito in settembre dell'anno scorso è Psicoterapia, Mindfulness e Meditazione Buddista, che è quello violetto chiaro, che apparirà in ottobre in libreria nella versione italiana pubblicato dal Mulino come Mindfulness e Psicoterapia. Quindi
finirei con questo, per dire questo è il tempio di Orvieto, che è il tempio dove vado da metà anni 70, e quindi lo Zazenkai triestino funziona come Zazenkai di questo tempio, che è associato, anzi uno dei fondatori dell'Unione Buddista Italiana, e là vedete il tempio a sinistra, lo zendo del tempio, e quella è un'alba prima di cominciare la meditazione della mattina. Avevo proposto, avevo accettato la richiesta iniziale di Marco di fare un po' di zazen assieme, però direi, visto che avete già fatto un'esperienza di meditazione in vero guidata, non ha senso che facciamo un altro periodo piccolo di meditazione non guidata, nel senso che chi vuole magari venga con noi e potrà sperimentare lo zazen fatto in maniera rigorosa secondo la tradizione dello Zen Rinzai, esattamente come è stata fatta da mille anni e passa nei monasteri zen giapponesi. Grazie per l'attenzione. E quindi ci sarà un'invasione in via Gambini a questi punti, perché tutti vorranno venire. Ecco, adesso chiamo qui Pierluigi Lattuada. Noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, tu non so se ti ricordi, al Castello di San Giusto, ti ricordi? Abbiamo parlato di un giovane medico, psicoterapeuta, transpersonale, bioenergetico, chakra su, chakra giù, e ci ritroviamo dopo quasi 20 anni. Allora, il titolo del suo, lui, medico, psicologo, psicoterapeuta, direttore della scuola di formazione in psicoterapia transpersonale, veramente è un onore per noi, ma come per tutti gli altri ospiti, no, avervi qua. Il titolo è, e questo te l'avevo messo io di titolo, tu hai detto ma benissimo, cosa ho messo? Il titolo è Oltre la mente per un benessere integrale, sì. La via dell'anima. E poi non so se tu l'esperienza la condurrai, un momento esperienziale, il corpo del sogno. Avete anche di lui la bibliografia importante nel foglio A4 fronte e retro, quindi eventuali approfondimenti oppure sui numerosi siti, no? Che il microfono. Sì, questo è per cosa. Sì. Beh, intanto veramente grazie a Marco, grazie a tutti voi, a chi ha organizzato questo luogo. Io farei anche un grazie, non so se l'avete già fatto, a Franco Basaglia, visto che siamo a Gorizia, dove è partita tutta la straordinaria avventura dell'antipsichiatria. Io partirei da quella slide, perché come sempre io faccio PowerPoint ma non le uso mai, quindi non preoccupatevi. Però questo, secondo me, è un buon punto di partenza. Comprendere cosa significa oltre la mente è la sfida che voglio affrontare con voi questa sera. Ovviamente, cioè, tutti hanno parlato di le innumerevoli tradizioni e potremmo dire che la sfida dell'umanità si possa tradurre nella sua capacità in qualche modo di andare oltre la mente. Però volevo cercare di comprendere un po' di più oggi qui per noi, nella nostra vita quotidiana, contestualizzandola anche alla salute, al benessere, alla evoluzione dell'umanità, al momento storico che viviamo, quanto possa essere importante questo concetto di oltre la mente e quanto in realtà, un po' come diceva qualcuno prima, è tutto pronto, a mio avviso è tutto pronto. L'umanità ha fatto tanta strada e io credo che siamo, quando si parla di salto di paradigma, quando si parla di nuova visione olistico-sistemico integrale, quando si parla di
fisica quantistica, di tutto questo mondo al confine tra la scienza, la New Age, la spiritualità, secondo me si sta parlando di un salto di coscienza che possiamo veramente fare. Proviamo a guardare il quadrato e il cerchio. Il quadrato è dentro nel cerchio. Quadrato e cerchio assieme rappresentano per me l'integrità dell'esperienza umana, quell'oltre la mente di cui vi dico, ma noi passiamo la nostra vita nel quadrato. Il quadrato, provate a pensare a dei dualismi che vi vengono in mente. Il quadrato, per esempio, indica il palcoscenico e il cerchio indica dietro le quinte. Adesso facciamo anche, proviamo, io sto parlando e voi state attenti a quello che io dico. Questo è sul, anzi, siamo proprio sul palcoscenico. Ma la vera esperienza che stiamo vivendo non è solo io che parlo e voi che ascoltate. Questo è nel quadrato. Il cerchio cosa può essere? Intanto quello che succede dentro di ciascuno di voi. Intanto non solo quello che sta avendo verso, ma quello che da voi viene verso qua. Perché quello che io dico dipende da quello che ciascuno di noi sta facendo qui. Possiamo dire che c'è un campo, possiamo dire che c'è un contesto che unifica la persona che in questo caso sta parlando con la persona che sta ascoltando. Questa è l'unità dell'esperienza. Io e te siamo in un campo. Tu e tu siamo in un campo. Tutti quanti siamo in un campo. E questo possiamo leggerlo nei libri appunto di fisica quantistica o di tradizioni spirituali. Però, e perché mai non ci comportiamo come se fosse così? Perché mai adesso, in questo momento, non ci comportiamo come se il quadrato fosse nel cerchio, cioè quello che sta avvenendo sul palcoscenico, io che parlo, quello che vedete, non sia solo una parte dell'esperienza che stiamo vivendo. Giustamente Marco mi ha detto, dopo fai anche il momento esperienziale. È legittimo, siamo abituati così. Ma questo è un momento esperienziale. Siamo integrali. Adesso il quadrato e il cerchio c'è sempre. È la nostra attenzione che spesso è parziale, anzi sempre. La famosa mente, quella con la M minuscola, quella che deve fermarsi secondo un certo mondo transpersonale che ha delle mappe prese anche dalle tradizioni antiche, per mente si intende nello specifico la mente razionale in questa fase evolutiva. Cioè la mente che pensa e che giudica e che, io dico, è nella prima attenzione. Nella prima attenzione noi ascoltiamo, guardiamo ciò che appare. Il famoso Maya. E non ci rendiamo conto, in ogni istante, che possiamo fare qualcosa. Quella che Castaneda chiama la seconda attenzione. Possiamo spostare, non solo spostare, quello che sta dicendo nel quadrato. Posso fare un salto e ascoltare come risuona dentro di me. Sto cercando di capire quello che dice. Ma questo non è tutto. L'esperienza che stiamo vivendo. C'è quello che sento. C'è quello che sento. Ma questo non è tutto. Quello che sento sta fluendo dentro di me. Ma lo lascio scorrere, quello che arriva, o lo interrompo. Quello che sento dentro di me muove il mio respiro. Ma sto lasciando fluire il respiro o lo sto bloccando? Ma sto ascoltando se mi è simpatico o antipatico? Sto giudicando
oppure sto osservando. Ma mi sto accorgendo che siamo qui a Gorizia e che questo ha il suo senso. Ah, che siamo a metà settembre e così via. Con questi salti tra prima e seconda attenzione noi possiamo, quello che si dice, espandere la nostra coscienza. Cioè padroneggiare i nostri stati di coscienza. Quello che succede non è semplicemente quello che succede. Sul quadrato c'è quello che succede, dietro le quinte c'è ciò che noi ne facciamo di quello che succede. Teoria o pratica? Questa cos'è, teoria in questo momento? O è teoria e pratica insieme? Ma chi si accorge? Per accorgerci che questa è teoria e pratica assieme, che stiamo vivendo un'esperienza integrale, dobbiamo essere integrali. Cioè dobbiamo avere una tecnologia, ma soprattutto un'attenzione. Dobbiamo uscire da quella realtà consensuale tipica della mente razionale, che ci fa dire, ah, stiamo ascoltando una relazione, un convegno, siamo anche verso sera, siamo un po' stanchi, speriamo che finisca presto, no? Ma questo è solo un pezzettino di quello che sta succedendo, un piccolo pezzettino, ma noi ci comportiamo come se fosse così, crediamo che stiamo ascoltando una relazione, un convegno. Davvero? Credete che sta succedendo solo questo qui? Siamo esseri umani che hanno la loro storia, i loro vissuti, si sono incontrati per caso 10 milioni di anni fa, ricevono una mail, invitano a un convegno. Siamo qua, con tutta la nostra storia, con tutta la nostra umanità personale e transpersonale. E che cosa facciamo? Ce ne accorgiamo? Cioè non sto dando per carità, non sto dicendo che abbiamo delle mancanze, sto dicendo che non ce ne rendiamo conto di quanta potenzialità esiste qui, in questo momento. E non ce ne rendiamo conto perché siamo nel quadrato, in un pezzettino piccolo di quel quadrato. E non facciamo costantemente quel passaggio. Ah, aspetta. Ah, sì, è vero, non solo. Ah già, siamo eroi in viaggio. Ognuno di noi è un eroe in viaggio. Ognuno di noi ha sconfitto i suoi draghi, a volte ne è uscito malconcio, a volte ha liberato la principessa dalla torre, ha incontrato il principe, a volte non è ancora partito dal castello. E questo ciclo si ripete, magari quante volte è partito, quante volte è stato sconfitto dal drago, quante volte in questo momento sta combattendo un drago. Depressione. È sano, sei di fronte al drago, senti così piccolo piccolo, però non ce ne accorgiamo, siamo nel piccolo quadrato, non ci accorgiamo del cerchio, che se è vera questa mappa, questa è geometria, se è vero che il quadrato è dentro un cerchio, tutto quello che di cui noi ci accorgiamo ha un dietro le quinte. Alcune lo chiamano Dio, io ho messo alcune. No, non l'ho messo neanche qua. Vabbè, corpo-mente, realtà-verità, identificazione-disidentificazione, diceva qualcuno prima. Siamo costantemente identificati con i contenuti del quadrato. E non facciamo mai quel salto. Ah, un passo indietro, mi disidentifico. Diceva prima il collega che i buddisti, il sé, io avrei una piccola precisazione, a mio avviso, qual è l'io, o meglio, una certa psicologia, come psicologia transpersonale, differenza tra l'io e il sé. Cioè l'io è l'identificazione con la personalità, il sé
è la totalità dell'essere, lì è il quadrato e il sé è il cerchio. Quindi siamo identificati, credo di essere quello, come diceva anche l'altro, credo di essere quella persona che in questo momento è qui a seccare un convegno, credo di essere il medico, lo psicoterapeuta, credo di essere, no, seduto qui ad ascoltare. Scompari, scompari, zero, disidentificati, lascia. Cosa ti aspetta? Il cerchio. Cos'è quel cerchio? Ti posso dare dei simboli, però lo puoi intuire tu cos'è quel cerchio. Il sé, Dio, il Nagual, la Kasha, l'Atman, la coscienza suprema, l'amore, lo spirito, l'amore, no, l'ho già detto, insomma, quell'insieme di definizioni che l'umanità ha usato per descrivere il numinoso, il transpersonale, lo spirituale, l'oltre, il trascendente. Ma questo trascendente è realissimo, anzi è verissimo. Questo trascendente siamo immersi, siamo incorporati di trascendente, perché è il cerchio, ma oltre la merca è oltre la mente. Quella mente lì, che nella migliore dei casi è la mente razionale, perché se ho tempo di farvi vedere delle slide, ci sono diversi tipi di mente, cioè stadi mentali, o meglio, modalità di pensare. Pensiamo al pensiero mitologico dei fondamentalisti islamici o degli hooligans del calcio o di quelli che dicono America first o prima gli italiani. Qual è il pensiero mitologico? Oppure il pensiero magico, se fai così succederà quello. Oppure pensiamo al pensiero razionale, appunto, dunque sono andato a un convegno interessante, avrò gli ECM, eccetera, eccetera. Diversi tipi di pensiero, quindi diversi tipi di mente, potremmo dire. Nella migliore delle ipotesi siamo nella mente razionale, dove stiamo ragionando, cercando di capire, giudicando. Stiamo usando troppo poco, a mio avviso. Abbiamo a disposizione la conoscenza dell'umanità, basta fare un clic su internet. Abbiamo a disposizione lo Zen a Trieste, abbiamo a disposizione il tantrismo, il sufismo, tutto quello che puoi pensare lo trovi qui. E cosa facciamo? Magari andiamo a fare un'ora di meditazione, due alla settimana. Ottimo. Però poi mediti e poi esci e torni quello che eri. Fai il meditatore e poi torni ad essere identificato nei tuoi ruoli, sei con la coscienza in pace perché hai fatto un po' di meditazione. Come anche diceva il collega prima, la meditazione è uno stato dell'essere, che concepisco quadrato e cerchio come un'unità. Concepisco che sono a casa. Ma dicevo prima che teoria e pratica sono insieme. Vogliamo chiudere gli occhi un attimo? Non vi sto facendo ipnosi, sto solo suggerendo che, dato che la nostra mente è abitata dalle onde di pensiero, chiudere gli occhi aiuta un attimino a lasciare calmare quelle onde. Quanto raramente noi chiudiamo gli occhi nella nostra vita? Quanto raramente stiamo in silenzio? Eppure è un versante così importante della vita. Chiudere gli occhi e silenzio. Adesso io sto in silenzio per un minuto.
sta lì così, è passato solo un minuto. Quante cose sono successe? Quante volte tu sei già detta o detto quando finisce? Oppure cosa faccio adesso? Oppure hai messo in moto le strategie che conosci, hai cercato di osservare il respiro, di considerare i pensieri come nuvole, di rilassarti. Strategie. Plotino, 200 d.C., egiziano, quindi del mondo occidentale, parlava di contemplazione e di azione. Prova a restare, comprendere, quadrato e cerchio. Prova a stare dentro e comprendere in diretta queste parole. Plotino dice: più c'è azione, meno c'è contemplazione. Più c'è contemplazione, meno c'è azione. Quadrate cerchio, sono qui. Sei a casa, siamo a casa. Il Tao ci dice vei vu vei, fare senza fare. Quanto tempo pensi di avere bisogno per poter stare a casa? In quel silenzio interiore, nella contemplazione di quello che stai vivendo. Comprendendo cosa significa fare senza fare. Quando tu rinunci a fare, tutto incomincia a succedere dentro, dal sé, dal profondo del tuo essere, da quella vera natura. A te viene chiesto una cosa: rinuncia, fatti da parte, scompari, non sei necessario, non sei necessaria. Tu chi? Quella che pensa, quella che si identifica, quella che cerca una strategia, quella che è nel tempo, la mente, avanti o indietro nel tempo, quando finisce cosa devo fare? Rinuncia. Zero. Usa lo zero come metafora. Zero. Cosa vuoi fare quando sei a casa? Se tu fossi un assetato nel deserto, arrivi alla sorgente, che cosa fai? Bevi. Sei a casa. Bevi. Sto in silenzio ancora per un po'. Proviamo a bere la sorgente. E noi possiamo bere la sorgente anche aprendo gli occhi. Cerchiamo di ridurre questo divario tra faccio una pratica, medito e poi torno quello che ero prima. Perché questa differenza non c'è, è un sogno. Possiamo restare a casa perché siamo a casa anche adesso. Perché mai dobbiamo rinunciare ad accorgerci che siamo a casa, che siamo alla sorgente dell'essere, che quel cerchio di prima
quella totalità senza spazio e senza tempo. Il sé, nell'ottica della psicologia transpersonale, non ha spazio, non ha tempo, è soggetto. Quindi è l'essere. Io sono Amso del Veda. Io sono l'essere. Posso partire da qui. E lo può fare chiunque in ogni momento. Accorgersi che io sono l'essere. Quindi io vado avanti a fare la presentazione, ma cerchiamo di farlo stando a casa e di accorgerci che siamo in un dialogo, che il circuito dell'esperienza, cioè quello che noi stiamo facendo qui, è io, tu e il campo. E che quello che io dico è solo metà del processo. L'altra metà è quello che succede dentro di te. E l'unica vera cosa, quello che ti porterai via, saranno gli insight che avrai avuto, saranno le visioni che magari ti vengono, sarà quel ricordo di un'immagine, di una parola, che poi produce dentro di te ulteriori insight. Qui vi ho messo quest'altra scheda che vuole dirci un po', ma alla fin fine la famosa domanda: chi siamo? Chi siamo non lo so, però posso condividere con voi una mappa che dice, senz'altro, quello che succede dentro di me succede su diversi livelli. Che prende, questi sono presi un po' da diverse tradizioni. Chi conosce un po' le tradizioni dei Veda, dello yoga, eccetera, o delle tradizioni esoteriche, possiamo dire quantomeno che l'esperienza che io faccio a casa, quando sono a casa dentro di me, io posso accorgermi che succedono delle cose. Li abbiamo chiamati contenuti microcosmici, contenuti del mio sé, della mia psiche individuale. Io sento sensazioni fisiche, pesantezza, calore, leggerezza, senso sensazioni energetiche, battiti, pulsazioni, flussi del sangue, va su, va giù, dicevi, i chakra che girano, no? Sensazioni di pesantezza, di leggerezza, flussi, battiti, contrazioni. Oppure io sento stati d'animo, piacere, dolore, benessere, malessere, tristezza, gioia, o le emozioni primarie, rabbia, paura, dolore, tristezza e così via, no? Sento, oppure ho bisogni, voglio fare una pausa perché sono stanco, vorrei capire meglio, o stati dell'animo più profondi. Oppure io ho la famosa mente. Ho pensieri, idee, giudizi, ricordi, il livello mentale. Oppure potrebbe succedere, se io creo le condizioni per questo salto oltre la mente, accedere al mondo transpersonale cosiddetto. Ho una visione, un'illuminazione, un insight, una voce che mi parla dentro e mi dice hai visto, fai così, ah guarda il cerchio e il quadrato, visto che cos'è? Oppure ah ecco il sé, perché sarà solo quello, come dicevamo prima, che ti porterai via, quello che becchi sulla. Però pensate al quadrato e al cerchio, se sul palcoscenico ci sono le sensazioni, non è che queste valgono meno di un angelo, della visione dell'angelo che viene a dirti tu sei benedetta tra le donne. È solo una questione di livelli. È proprio magari da una sensazione dietro la spalla destra che se tu impari a stare lì, a casa,
questa schiude una sensazione energetica che poi è un'emozione, che poi è un pensiero, che poi è un ricordo, che poi diventa l'angelo che ti parla. Cioè, tutto interconnesso. Non siamo separati. Questi corpi, o meglio, questi contenuti riconoscibili in diversi corpi, da quello fisico, energetico, emotivo, mentale e spirituale, sono un'unità. Sono quel cerchio di prima. Cos'è quel cerchio? Dal punto di vista personale, il cerchio è la totalità del mio essere. È quel sono a casa. E non è quindi che devo combattere o considerare il corpo più basso dello spirito o meno nobile della mente, intesa come pensieri. Sono tutti alleati, sono tutte porte. Ogni sensazione minima, dicevo, anche il prurito al ginocchio è una porta. Se io so fare la cosa giusta, perché oltre la mente? Perché la mente che divide, cioè la mente razionale, la quale conosce per differenze, che conosce secondo logica, causa-effetto. E non c'è niente di male, perché perfetta va benissimo, se noi siamo qua è perché abbiamo usato la nostra mente razionale. Abbiamo scelto di venire, sappiamo che cos'è, sappiamo i motivi che ci hanno portato qua, sappiamo che finisce e domani c'è ancora. No, la mente razionale è assolutamente nobile. Il guaio è che è talmente potente che ha preso e è diventata egemone. Allora noi dobbiamo fare qualche cosa per dire: stai al tuo posto, conosci la sua vera natura. Questa mappa, poi ovviamente ci sono le metodologie, le tecnologie adeguate, però padroneggiare, questi sono alleati, tutti alleati per andare oltre la mente. E perché la mente, quella razionale, non può farmi stare bene? Perché la mente è costruita per separare. Ci ha fatto fare tanti progressi nella materia. Poi il primo errore è stato che ha funzionato talmente bene nella materia, pensiamo alla scienza da Galileo in poi, che è stato portato lo stesso metodo scientifico di ridurre, di separare, di misurare, nel bios, quindi nella biologia, nella vita, nello studio della medicina. Già facendo il primo errore, perché la vita è ineffabile, incommensurabile, irripetibile. E se tu usi il metodo scientifico con la mente razionale per studiare ciò che è ineffabile, irripetibile e incommensurabile, potrei avere dei risultati riducendo il vivente a materia. E allora lo fai vivere di più. Infatti abbiamo le RSA piene dei nostri vecchi con l'Alzheimer. Ok, viviamo di più. Ma l'evoluzione della coscienza avviene se noi sappiamo andare oltre la mente razionale. Quindi, primo, seconda attenzione, andare oltre quadrato cerchio. Per cui io non posso avere la stessa mente per affrontare questo, che è quello che cos'è. Sono io. Sono io che sta male, sono io, è il mio eroe in viaggio, che sta affrontando il problema delle bollette da pagare, del fidanzato che ti lascia, del marito che non ti rispetta, dei politici, della crisi economica, del Covid. Come lo affronto? Con il codice della paura? Sì, perché la mente razionale funziona secondo il codice della paura, del controllo. Quindi se vuoi andare oltre la mente, devi fare quell'atto di fiducia che osserva invece di giudicare, lascia scorrere invece di controllare, si affida
invece di chiedere garanzie o strategie, sente dentro. Allora ci sono ovviamente, adesso non sto a illustrarvi, né il modello che usiamo noi della biotrans energetica, né gli infiniti altri modelli o tecnologie del sacro cosiddette, che ci insegnano ad andare oltre la mente, però possiamo dire che queste sono porte e noi possiamo cercare di non giudicarle, di non controllarle, di cogliere la fluidità, l'interconnessione di ogni livello. Attraverso questo tutto diventa una porta per andare in questo famoso oltre la mente, che non è nient'altro che quel cerchio di cui prima. Adesso io non so cosa c'è dopo. Vediamo un po'. No, dall'altra parte. E allora ci accorgiamo, sconfinatamente, che si chiama la cosa, sconfinatamente, ci accorgiamo che se noi ritorniamo a prima, teniamoli pure aperti, ma ricordiamoci, occhi chiusi e silenzio. In quegli occhi chiusi e silenzio, vuoi provare a farlo, dove sono i confini? Prova a cercare un confine dentro di te ad occhi chiusi e in silenzio. A occhi chiusi e in silenzio trovi un'interconnessione di tutto e ti accorgi che ogni confine è anche una porta. Quello che in biotrans energetica noi chiamiamo trans. L'universo è in trans, siamo in trans. Trans vuole dire l'unità di esperienza, come vi dicevo prima, è io, tu e il campo. Non è separabile. Posso io separare la mia esperienza di te da me e da quello che c'è intorno a noi? No. Quindi l'unità di esperienza è questa, e quindi io dovrei avere una mente, quindi oltre la mente, in grado di padroneggiare l'esperienza come se fosse un trans, come se fosse una relazione che è di tre, non è di due, non è solo io e te, ma io e te e l'ambiente intorno. E questo io posso coglierlo oltre la mente, sì, con l'osservazione, con l'ascolto, attraverso l'essere in presenza in uno stato meditativo, ma anche avendo gli strumenti, anche avendo le mappe adeguate, perché non è mai separabile la mia esperienza, come dicevo prima, da quello che io ne faccio. Per esempio, se io credo che se entro in contatto con te, perdo il mio, la mia identità, è chiaro che cercherò di contrarre. E quindi, anche se magari io vivo un'esperienza di... ho una sensibilità per cui io sento delle cose che senti tu, ma la mia mente razionale deve dividere, dire no, aspetta, io non sono te. Se invece io comprendo, ho una mappa che mi dice, ah, guarda, è vero, l'esperienza è sempre io, te e il campo. E che cosa vuol dire che io, te e il campo? Vuol dire che è un problema, torniamo al quadrato e cerchio, un problema non è un problema. Un problema è un fatto che avviene in una relazione e che dipende dallo stato di coscienza nel quale io e te siamo. Capisci la differenza tra considerare un problema come un problema, quindi qualcosa che devo combattere e risolvere con le mie forze, con le mie idee, oppure mettiamo un problema là dentro. Ci sono io, ci sei tu e c'è un campo dove succede un problema.
guarda quante risorse hai a disposizione. Vi facevo prima l'esempio dell'eroe in viaggio. Considerare, che ne so, il mio attacco di panico come un problema che devo risolvere andando dal medico, oppure riconoscere l'attacco di panico come il frutto del mio viaggio eroico verso me stesso, verso me stessa, che sta affrontando il drago della paura per attivare le sue risorse più elevate. Per esempio la fiducia. Magari io mi sto innamorando di qualcuno, ma mi sento insicura, ho paura che avevo già vissuto in passato un'esperienza traumatica. Arriva la possibilità dell'amore, mi viene l'attacco di panico. L'eroe in viaggio ha il suo drago da sconfiggere. E cosa può fare l'eroe in viaggio che ha il suo drago da sconfiggere? Se si rende conto che c'è un campo. Cos'è questo campo? Torniamo al cerchio di prima. Oppure pensiamo a quello che ha detto oggi, non mi ricordo, Daniel, credo. La medicina della gentilezza, la medicina della compassione, la medicina del perdono. Cioè io mi accorgo che in quel campo lì ci sono le qualità del sé, perché quel cerchio grande, ricordiamoci, è il sé, è l'essenza. Io mi accorgo che non sono sola, non sono solo ad affrontare i miei problemi. Uno un po' più religioso cattolico direbbe la misericordia divina o il Signore. Ci sta anche quello. Se tu vuoi pregare Gesù o la Madonna, ci sta. Ma se tu lo contestualizzi lì dentro, ti accorgi che la connessione con la Gesù, la Madonna, o con il guerriero, o con l'angelo, o con la gentilezza, vuol dire attingere alle qualità del sé. Vuol dire attingere a quelle qualità transpersonali, cioè transpersonale vuol dire che va oltre la persona. Transpersonale è quello che è nel cerchio più grande. Il me è il personale, il cerchio più grande è il transpersonale. E dato che ogni cosa che avviene avviene sempre nel personale e nel transpersonale, se io, oltre la mente, ho gli strumenti giusti, io affronto il mio problema non solo io da sola, da solo contro il mondo, contro il drago, ma ci sono tutte le qualità, leggi, gli archetipi, le forze elementari, le forze della natura. Io posso sentire la forza dell'acqua e essere quindi fluida, creativa, creativo, o la forza guerriera è di usare la determinazione del guerriero, il coraggio, la volontà. Oppure io posso essere madre e accogliere compassionevolmente, essere terra, essere umile e accettare che posso anche avere dei limiti. Cioè l'accesso, andare oltre la mente equivale a entrare in contatto con quelle qualità e con quelle risorse transpersonali che sono vere e proprie forze, forze del sé, forze interiori o spirituali, che mi aiutano ad affrontare il viaggio in questa vita in un modo infinitamente più efficace. Non mi viene richiesto molto per fare questo. Mi viene richiesto in qualche modo di resta. Rifacciamo ancora un po'. A che punto siamo? Ci siamo lì? 5 minuti o 3? Richiudiamo ancora gli occhi un attimo. Questa pratica io la chiamo la pratica del transessenziale. Pratica non pratica. Torniamo a casa. Prima di tutto io sono a casa,
E quindi cerco di zero, di scomparire, di rinunciare a qualsiasi cosa che succeda. Quando tu sei a casa cosa fai? Te la godi, anche se ci sono degli ospiti a casa tua. Li accogli amorevolmente, ma stai a casa. Quindi zero, silenzio, sto in contatto, resto. La Bibbia dice, resta immobile e sappi che io sono Dio. Resta. Restando ti accorgi che tutto si muove. Lascia scorrere. Resto e lascio scorrere. Scorre il respiro, scorrono le sensazioni, scorrono magari le immagini, i pensieri, i ricordi. È un fiume, tutto scorre. Io resto, tutto scorre. Cerco di non andare via, ma di scomparire ciò che mi porta via. Cerco di restare e di lasciare andare, di non fermare. Resto, tutto scorre. E il terzo passo è, io fluisco insieme. Io sono te. Io sono io, tu sei tu, ma io sono anche te. Non c'è separazione. Tutto scorre e io fluisco insieme. Resto, tutto scorre e io fluisco insieme. Resto, tutto scorre e io fluisco insieme. E tutto si trasforma. Il sé, il principio ordinatore, l'uno, organizza la mia esperienza. Riapri pure gli occhi e cerca di mantenere questa condizione. Chiudo con un piccolo dato scientifico, se volete. Noi siamo dei CAS. Complex Adaptive Systems, ci dice la scienza della complessità, cioè siamo dei sistemi adattativi complessi. Cosa vuol dire? Che siamo dotati di una serie di qualità, tra le quali autorinnovamento, autotrascendenza. Il nostro sé, o organismo, è in grado di rinnovarsi, cioè ritrovare l'equilibrio se lo perde, e di autotrascendersi, cioè di evolvere per livelli di complessità via via più evoluti. Naturalmente, queste sono alcune qualità del sé. Ce lo dice la scienza della complessità oggi, ce lo dicono le tradizioni antiche da millenni. Forse è ora che decidiamo di onorare questo, andando oltre la mente. Grazie. Bene, voi vi ricordate che fra un po' ci sono anche i canti devozionali con Vanna, con Flavio e con Guido, giusto? E adesso ci sarebbe comunque il piccolo spazio per quesiti, domande, condivisioni, quindi se c'è qualcuno che desidera dire qualcosa, siamo qua. Siete un po' stanchini? Ah no, ecco, vuoi dire, sì. E microfono, quello lì. No, chiedevo gentilmente a Tullio Giraldi se poteva un po' approfondire questa esperienza inglese che io, diciamo, penso un anno e mezzo fa ho un po' cercato di rintracciare via internet sul fatto che era stata fatta proprio una formazione per non solo
diciamo, personale, operatori sanitari, ma anche eventualmente, avevo letto, anche insegnanti disponibili per favorire questo processo di disseminazione nel territorio di questi centri, diciamo, di promozione della salute, in cui l'aspetto depressione, ansia, si era visto che poteva dare una risposta di base per almeno se mi è sembrato un 50% delle situazioni, ecco, perché poteva avere anche un interesse anche rispetto a proposte nelle nostre realtà. Grazie. Grazie per l'interesse. In realtà non sono in grado di dare una risposta molto soddisfacente, cioè l'esperienza dell'IAPT è una cosa straordinaria, perché è nata una decina di anni fa, in realtà ispirata da due persone, un economista della London School of Economics e uno psicologo cognitivo comportamentale. L'economista si chiama Richard Layard, è molto noto, è un lord, tra l'altro è diventato lord, ed è uno studioso dell'economia della felicità, e quindi vista in negativo anche delle conseguenze economiche dell'infelicità. E quindi ha sviluppato assieme allo psicologo di cui Clark si chiama, è riuscito miracolosamente, anche gli stessi inglesi dicono in maniera irripetibile, a far sì che il Parlamento investisse una cifra cospicua per realizzare questo progetto. Quindi, allora, il circuito IAPT oggi è in sofferenza, si è un po' rinchiuso su se stesso ed è squisitamente sanitario. Però ho fatto intravedere una slide in cui il Regno Unito ha deciso di essere un paese mindful, e mindful nation, e quindi ha varato tanti progetti in vari campi, quindi oltre che nella salute, nelle carceri, nella scuola, e non mi ricordo ancora dove, insomma. Però il modo in cui si è realizzato, sinceramente, non saprei dire. L'unica cosa che posso dire è che si sono preoccupati della qualificazione degli operatori, per cui nel mondo della salute uno deve essere contemporaneamente, il progetto incorporato è quello della mindfulness-based cognitive therapy, quindi uno deve essere a fronte, deve essere certificato come psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e poi deve fornire evidenza di competenza nel campo della meditazione. Per tutto il resto, sinceramente, tranne l'intenzione, non saprei aggiungere molto. Mi aspetterei che il tutto abbia risentito anche, ahimè, del dramma del Covid, e quindi non avrei idea neanche come in quest'anno le cose si stiano in qualche misura sviluppando. Però io devo dire, ho le mie perplessità, perché ho cercato di farvi capire che secondo me la meditazione, e parecchie persone hanno dato apporti, ma in fondo, se uno si chiede cos'è la meditazione, penso che tutti convengono che star seduti nella posizione del loto, c'è tutte le immagini del Buddha storiche, no? Quindi star seduti con le gambe incrociate a stare in silenzio, a calmare la mente, questa è la parte basilare della meditazione. Tutte le altre forme sono forme che sono, e questo ha anche un punto di riferimento mica piccolo, perché si riferisce all'esperienza largamente del buddismo e dello yoga, volendo, che sono vecchi di 2500 anni, e quindi è un po' difficile oggi inventare altri approcci che si basano sulla complicazione di queste cose di fondo. Quindi questa è l'opinione che mi sono fatto io. È giusto che ognuno faccia quello che ritiene, però è difficile arricchire, no? Metterci qualcosa che aumenti questo. Quindi sono molto perplesso delle applicazioni della meditazione. Quando la meditazione viene finalizzata a ottenere scopi e gli scopi vengono misurati, si va un po' fuori dal senso della meditazione, che è la realizzazione di se stessi, la comprensione di se stessi al di fuori dell'attività ordinaria della mente e anche del mondo esterno. Quindi, se torniamo alla Mindful Nation, anche negli Stati Uniti hanno tentato di fare delle iniziative Mindful Nation in larga misura nell'esercito, perché l'ispiratore era un parlamentare conservatore che in larga misura gradiva che la resilienza dei combattenti fosse migliorata con la mindfulness, capite? Quindi ogni volta che c'è una finalizzazione temo che rientrano sempre i giudizi arbitrari, sia per la definizione dei metodi che per i risultati ottenuti, ecco. E quindi il mondo è vario, quindi c'è chi fa queste cose e c'è altre tradizioni, possibilmente anche storiche, in cui
si cerca di preservare quei valori senza cercare di adattarli agli anni attuali, cosa che tutt'altro che chiaro che abbia senso. In Inghilterra c'è la Buddhist Society, che è una struttura benemerita, che è ultracentenaria, che viaggia in una dimensione, diciamo così, interreligiosa, cioè in cui, a partire dagli anni in cui ha reso accessibile all'Occidente il mondo del buddismo, in realtà lo ha fatto attraverso la comprensione del buddismo Theravada, no? Del piccolo veicolo, del buddismo Mahayana, quindi del buddismo Zen, del buddismo tibetano, ed è interessante, insomma, ecco, quindi io inviterei una certa cautela. Cioè, è interessante capire cosa fanno le persone, ma se il nostro tema è quello di fare riferimento a un mondo anche spirituale, e che quello non banale in fondo, no? Delle buone iniziative, magari lodevoli, ma fatte da istituzioni recenti, con metodologie recenti, che vogliono arricchirsi perché aspirano da un mondo nobile e che addirittura vogliono poi sorreggerlo con l'evidenza scientifica, su questo io personalmente ci andrei molto cauto e raccomanderei anche una certa cautela. Grazie. Ecco, sì, stiamo cauti, certamente, però voglio dire, è meglio magari un percorso di questo tipo che via via può portare a un'intesa della dimensione spirituale, piuttosto che rimanere, diciamo così, affascinati dall'approccio farmacologico, ecco, in questo senso. Quindi sì. No, infatti, cautela e attenzione, sono d'accordo che l'aspetto centrale è sempre quello della dimensione sacra, spirituale, transpersonale, del riferimento alla trascendenza. Adesso vedo che Pierluigi Lattuade è andato via, però avevo un attimo da dire a lui. Ah, c'era una... Sì, allora, però finisco questo mio discorso, e poi, nel senso che è chiaro che in qualsiasi momento noi abbiamo l'opportunità di entrare in risonanza con questo campo transpersonale, e quindi anche quando uno parla, quando uno si relaziona, però ci sono certamente dei momenti in cui tutto questo può essere approfondito e compreso meglio. Per questo si parla di momenti esperienziali, cioè in cui quell'esperienza che certamente ci riguarda in ogni momento della nostra giornata e della nostra vita può essere incentivata, ecco, così, questa è un po' la mia comprensione. Adesso c'era una signora che voleva, no, chi voleva intervenire? Sì? Tengo io il microfono. Sì, grazie. Sì, io volevo dire a proposito della finalità della meditazione. Se la finalità è quella di avere una maggior consapevolezza di sé, si è meno preda di chi gestisce i fili dei burattini. E sono d'accordo che l'umanità è pronta a un salto di questo tipo, purtroppo però per contro, cioè anche per elevare appunto la... diciamo l'umanità, e per contro però di istituzioni, l'abbiamo visto poi proprio nelle lobby farmaceutiche che insomma gestiscono il mondo da questo punto di vista, chi muove i burattini, purtroppo chi muove i fili purtroppo è ancora tanto tanto forte. E quindi, secondo me, pur essendo la consapevolezza umana già pronta a un salto di questo tipo, in realtà è molto difficile proprio per questo motivo qua, e per queste forze che comunque, proprio grazie alla situazione in cui si trova l'umanità, di grande precarietà in certi sensi, di grande povertà, di grande paura, di grande sofferenza, a maggior ragione riescono a tenere sotto controllo l'umanità. Per cui penso che un lavoro di questo tipo nella diffusione di cercare che appunto le persone riescano ad avere maggior consapevolezza di sé sicuramente aiuterà sempre di più, però non è ancora tanto facile, secondo me, riuscire a essere più forti di chi ci controlla. Grazie, grazie dell'intervento. Sì, penso che siamo tutti consapevoli di questo, e occasioni, come dicevo prima, come questo convegno,
hanno proprio questo significato. E anche i canti devozionali che andremo a fare tra un po' rientrano in questa logica. Cioè, se noi lavoriamo anche in una dimensione coscienziale, energetica, altra che non sia l'incontro così di parola, noi in quel momento, come quando si prega o come quando si medita, stiamo diffondendo nel mondo un'energia comunque di cambiamento in questa logica, in questa prospettiva. Per cui a questi punti, se non ci sono altre domande, io veramente inviterei, diciamo, per l'allestimento perché serve portare i microfoni, no, sul palcoscenico, e poi inviterei tutti quanti a partecipare a questo canto. Ho visto che si sono liberati diversi posti anche per l'ora. Noi possiamo far passare qualcuno nei posti che sono rimasti liberi? Non c'entrate voi, io penso di sì, quindi se avete piacere di partecipare a questo momento intenso, sì, noi possiamo stare qui. Noi possiamo stare qui, così facciamo parte del gruppo. Invece le altre persone che sono magari più distanti, se riescono a trovare i posti liberi più avanti, così creiamo un momento di miglior condivisione e compartecipazione. Grazie, grazie.